Benvenuti ad Appunti e dintorni, la nostra agenda di appuntamenti e torna Cortili in musica, va via questa rassegna musicale di successo che viene riproposta dopo lo stop dovuto alla pandemia. Il primo appuntamento è questa sera, giovedì 16 giugno alle 21.30 presso Palazzo Brambilla, che è la sede della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. E poi gli altri due appuntamenti sono il 20 giugno in Piazza Leonardo da Vinci e il 23 giugno all'esterno di Palazzo Mezzabarba, la sede del Comune, sempre con inizio alle 21.30, sempre ingresso libero fino ad esaurimento posti. C'è poi il Vittadini Jazz Festival, che è giunto alla sua sesta edizione e per tutto il mese di giugno ci tiene compagnia. Questa sera giovedì alle 21 al Castello Visconteo di Voghera, in collaborazione con la locale civica scuola di musica. Venerdì invece alle 21 ci si sposta in Piazza del Mangano a Certosa di Pavia. Anche qui l'ingresso è gratuito, è consigliabile la prenotazione a prenotazioni.vittadini@conspv.it e proprio sul sito troverete tutto il programma nel dettaglio. Per sempre Morricone, torniamo in Castello Visconteo Voghera per questo evento di venerdì 17 giugno con le melodie del maestro Ennio Morricone riproposte dalle Muse, l'ensemble diretta dal maestro Andrea Albertini. Prenotazione obbligatoria presso l'agenzia Viaggi Gianotti di Voghera in via Ricotti 10, oppure chiamate lo 0383 41002 o inviate una mail a info@viaggigianotti.it. L'omaggio a De André con il duo De André venerdì alle 21.15 presso Villa Viola, frazione Valle Botta Nord, a Castelletto di Branduzzo, con il duo formato da Andrea Filippi, voce e chitarra, e Luisa Antonello al violino e la partecipazione della violinista Francesca Raimondi. Ingresso d'offerta, ricavato che sarà devoluto ad AMROP, evento in collaborazione con l'associazione Aglia Musica, il Comune e la Biblioteca di Castelletto. Proseguiamo con una rievocazione storica. Sabato e domenica, infatti, a Casteggio sono in programma gli eventi promossi da Comune e Museo Archeologico nell'anniversario della vittoria romana sui Celti, la rievocazione della battaglia di Clastidium. Si parte alle 10 di sabato con il corteo nelle strade cittadine e la dimostrazione di manovre militari in Piazza Dante, poi alle 11 l'apertura dei campi e le didattiche. L'accampamento dei Romani verrà allestito nel parco della Certosa Cantù, quello dei Celti e Pistornile, mentre le didattiche si terranno all'auditorium del Palazzo della Certosa. Il teatro per ragazzi a Vigevano torna con la promoter di Pavia al Castello Sforzesco. Già il primo appuntamento ha avuto grande successo. Dopo Peter Pan lo scorso sabato 11 giugno, toccherà ad Allegria Pinocchio il 26 giugno e La Bella e la Bestia il 5 luglio. Sono teatri per bambini dai 3 agli 11 anni, potete prenotare, c'è la prevendita al Caffè del Corso, all'agenzia Civatus e poi a prenot3x3@promoterpv.it. University a Pavia, sabato dalle 15 alle 23, la prima fiera enogastronomica ospitata nei cortili dell'Università degli Studi, organizzata da Spazio Gioco, la Ludoteca senza scopo di lucro di Pavia e Universitiamo by UniPV, la piattaforma di crowdfunding dell'Università di Pavia. Per informazioni chiamate Spazio Gioco 351 6946 957. Il cinema sotto le stelle invece per la rassegna realizzata dalla Fondazione Teatro Fraschini da venerdì 17 giugno fino a mercoledì 7 settembre in collaborazione con il Comune di Pavia. Il tutto nel cortile del Castello Visconteo di Pavia con le migliori pellicole dell'ultima stagione cinematografica. Il programma completo e l'acquisto dei biglietti è online sul sito politeamapavia.it. Lo show di Andrea Pucci, Il meglio di, programma nel cortile del Castello Visconteo di Pavia sabato 25 giugno alle 21.30. Ricordiamo i biglietti disponibili su Ticket One. A Mille Miglia, a sabato il passaggio anche nel Pavese, dall'Oltrepò Pavese, Stradella, Canneto Pavese, Montescano Castana e poi ancora dopo aver oltrepassato il Ponte della Becca si tornerà a Pavia e la corsa prenderà la direzione di Milano lungo la statale dei Giovi, la statale 35. Tra l'altro c'è un controllo timbro in Piazza della Vittoria a Pavia. Ultimo weekend per poter assistere a una bella mostra, una mostra che ha lasciato il segno, è quella per i 90 anni dello stilista Valentino Garavani. Anche lo stesso Valentino è stato in gran segreto a visitarla e ne è rimasto
rimasto stupefatto. Abiti, bozzetti, documenti, detto imperatore della moda, fino a domenica 19 giugno, dalle 10 alle 12.30, dalle 16 alle 19, questa bella mostra realizzata dal Comune di Voghera con la Maison Valentino, ASM Voghera Spazio 53. Trovate ancora ampi servizi qui sui nostri siti. Al Museo Diocesano di Tortona, invece, in collaborazione con l'associazione che cura l'ascia artistico di Piero Leti, pittore originario di San Sebastiano Curone, potrete vedere ancora nel weekend fino al 24 luglio il trittico della Crocifissione, sempre sabato e domenica dalle 16 alle 19. Per chi ama la natura e per chi ha i bambini, al Bosco Grande di Pavia le domeniche mattina riservate a Sentiero dei Piccoli, e poi è riaperto anche ogni weekend il Bosco Negri di Pavia dalle 10 alle 18. Il piano vaccini lombardo è sempre possibile prenotare sul portale di Regione Lombardia il vaccino anti-Covid per tutte le fasce d'età dai 5 anni in su, anche la quarta dose per gli over 80 o dai 60 in su se immunodepressi. Il sito è per prenotazione vaccinicovid.regione.lombardia.it, oppure potete telefonare al numero verde 800 894 545, o rivolgervi ai postini che rilasceranno la ricevuta necessaria all'utente per presentare il centro erogazione vaccini, o andate in posta, andate muniti di tessera sanitaria. Infine ricordiamo sul sito regione.lombardia.it anche tutti i dettagli sulla novità: dal 5 luglio sarà possibile scegliere o revocare il medico di famiglia e il pediatra anche nelle farmacie lombarde. Inviate tutte le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandine o video, a info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o ancora via WhatsApp 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Appunti e Dintorni.